Si svolgerà sabato prossimo la 22esima giornata nazionale della colletta alimentare. L'iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare che in occasione della giornata mondiale dei poveri, indetta da Papa Francesco, coinvolgerà 13.000 supermercati in tutta Italia. Nella regione Marche, in provincia, la Fondazione Banco Alimentare Onlus ha coinvolto per l'occasione più di 360 supermercati, con oltre 5.000 volontari tra enti assistiti, associazioni, imprese, esercito italiano e giovani studenti, con l'unico obiettivo comune di realizzare un grande gesto di carità. Le donazioni che verranno ricevute nella giornata andranno a integrare quanto il banco recupera grazie alle sue attività quotidiana, combattendo lo spreco di cibo. Attualmente sono più di 2.000 le tonnellate di alimenti distribuiti dai magazzini di Pesaro e di San Benedetto. Anche quest'anno siamo grati a tutte quante le persone che stanno con grande entusiasmo preparando la colletta alimentare che sarà presente in 400 centri commerciali delle Marche e quasi tutti quelli della provincia di Pesaro. Ringraziamo i nostri volontari del Banco Alimentare che la stanno organizzando, ringraziamo i volontari dal Rotary e Lion, a tutti gli enti, agli alpini, all'esercito che stanno preparandosi per servire. Ringraziamo i centri commerciali, i supermercati che ci accolgono, anche se possiamo creare un po' di disturbo, ma ci accolgono con grande entusiasmo. Anche quest'anno speriamo di raccogliere le nostre 250 tonnellate di cibo, che sono il 10% del cibo che il Banco Alimentare ogni anno distribuisce, cioè 2.500 tonnellate salvate la maggior parte allo spreco, altre volte invece donati dalla generosità dei nostri volontari, di tutti gli uomini che fanno la spesa. Quindi vi attendiamo nei nostri supermercati per una giornata dove il nostro slogan condividere il bisogno dell'uomo per condividere il senso della vita sarà praticabile da ogni nostro volontario.